Mi fanno sempre, quando cantavo nella band, mi facevano cantava. Che band? Questo che era band? Un assist. Certo. No, musica, che, musica che genere? Un po' ska, punk, un po'. Punk, perché mettiamo sui Clash? Sì, c'è su qualcosa stesso dai Gorg, ska, 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 anche tipo Shandon. Mi devo mettere. Ah, sì, okay, qui sì. Ora sono caldo anch'io. Parlo, è andata via praticamente. E mi sento. Ok, funziona così. Vabbè. Però devo guardare loro. Sì, sì. Vabbè, dai. È un tête à tête, come si dice a Parigi. Controcorrente è un video podcast realizzato dai Lumia che racconta storie di energia fuori dal comune. Storie di persone che nella vita hanno imboccato strade, affrontato piccole e grandi sfide e fatto scelte spesso controcorrente, capaci di sprigionare energia positiva. Ed accompagnarvi ci saremo noi. Io sono Lorenzo, giornalista, speaker e conduttore. E io sono Claudio, responsabile comunicazione di Lumia e grande amico di Lorenzo. E insieme siamo pronti a guidarvi alla scoperta di queste storie, tanto comuni quanto straordinarie. Buongiorno Claudio. Buongiorno Lore. Sento un campanello che suona. Ah, citofonato. Mi sa che abbiamo un ospite. Chi sarà? Il Giamma. Il Giamma. Ti ricordi il Giamma? Il Giamma. Era un nostro amico, questo sì. È un altro Giamma. Perché è Gianmaria della Corte. Ciao. Ciao Giamma. Ciao Giamma. Buongiorno, come stai? A voi, bene? Bene, no, un po' esaurito, ma è normale. Normale, amministrazione. Perché tu fai un lavoro che si esaurisce. Però io sono abituato a Claudio, che con gli esauriti. No, non così tanto. Ah, non così? No, non così tanto. Ok. Senti, questo è Controcorrente, il podcast di Illumia. Andiamo a conoscere appunto le persone che lavorano qui dentro, quindi vuoi raccontarci un po' della tua esperienza quando sei arrivato qua, che cosa fai, eccetera, eccetera. Sì, beh, intanto in effetti ci pensavo adesso, sono 10 anni, tra festeggiamo... un mese e mezzo che sono in Illumia, che è tantissimo. Raccontaci cosa fa il portfolio manager. Allora, sì, facciamo, si può dire trading, cioè facciamo, compriamo e anche vendiamo, a seconda delle necessità. E tutto il giorno stiamo a guardare i prezzi dell'energia elettrica, del gas in Europa, anche un po' in America, per cercare di capire dove andranno. Beh, è un grande lavoro di studio e prendere decisioni. Sto tutto il giorno a prendere le decisioni, continuamente. Quindi è un lavoro di responsabilità? È un lavoro di responsabilità. E anche stressante o comunque riesci a gestire un po' la pressione? Beh, allora, che è stressante, bisognerebbe chiedere a mia moglie, ma posso rispondere anch'io che è molto stressante, però è anche... Nei limiti, è insomma. Bellissimo. Ah, ecco. Cioè, no, è qual è l'aspetto bello, cioè, che ti dà soddisfazione? Cioè, l'adrenalina che dà, secondo me, ce ne sono pochi di lavori che te la trasmettono così forte, perché è chiaro che devi prendere decisioni e sbagli, però continuamente lo sbaglio non è un problema e poi quando ci prendi poi ti gasi come una bestia. Ok. Anche. Quindi... Sai, Lore, che loro si basano molto sulle previsioni del tempo anche. Loro studiano il meteo. Beh, perché comunque influenza il mondo dell'energia. Certo. Io, perché di fatto se tu pianti i pali per far girare le turbine eoliche, poi tu il vento devi sapere quando tira e quanto tira. Giustamente. E il sole, quando c'è, quando non c'è, e l'acqua, quanta ce n'è, la neve. Quindi alla fine, se vuoi sapere dove va il prezzo, devi sapere quando tira il vento, dove c'è il sole, quanta acqua abbiamo e quanta neve abbiamo sulle Alpi. È bellissimo, cioè, è molto interessante. Poi devi incontrare della gente che riesce a farti capire quello che tu non hai idea di cosa stai parlando, però l'impatto lo vedi e quindi ti interessa. Di fatto sì, devi studiare, ma non è pesante. In realtà è capire che se tu sai prima degli altri hai un vantaggio. Quanto vento arriva e se è forte, vendi prima, perché poi se c'è vento l'energia va a zero, non è male. E quindi comunque il mercato energetico, insomma, cambia molto velocemente, sì, sì, costantemente, quindi ha delle fluttuazioni che appunto ti mettono quotidianamente alla prova, no? Tu devi prendere queste decisioni in base a quello che succede, ma è molto difficile da prevedere. Sì, anche perché è impossibile dire che capisci tutto di quello che sta succedendo, perché, come dire, tutti sono fenomeni complessi. Tu ne capisci un pezzo, devi capire se quel pezzo è sufficiente per prendere la decisione. Però non prenderla è sbagliato sempre. Ok, il non prendere una decisione, devi prendere una decisione, sì, necessariamente. È sbagliato, cioè non almeno, anche per come sono fatto, non dire la mia mi mancherebbe terribilmente. Ma tu ti interfacci comunque con degli specialisti, con dei tecnici? Sì, noi di sopra al trading siamo in 17, è un numero particolare, ma
E abbiamo quattro persone, di cui una proprio che è un meteorologo, poi ne abbiamo un altro che però non lavora direttamente con noi, e c'è uno scambio costante. Poi ci sono delle volte che effettivamente la meteorologia è predominante, delle volte che non conta niente, però e devi saper soppesare quando è il momento. Poi dopo siamo tutti un po', cioè, coscienti che è fuori dalla nostra portata il dominare dove vanno i prezzi. Quindi a un certo punto devi essere anche capace di dire ok, adesso magari non sto capendo, però è chiaro dove sta andando. Intanto mi metto anch'io con loro e vado. Okay. Senti, l'energia positiva invece è quella di capace di cambiare le cose. Per te che cosa significa? Beh, diciamo, se riesce a cambiare me, già è molto potente questa energia qua, perché poi dopo... E io cambio, io vedo che cambio... A parte cambio idea spessissimo, ma cambio io quando vengo chiamato a essere protagonista. Quindi l'energia positiva è quella che ti chiama a prendere... come se ti chiamassero a ballare. E lì dopo sleghi, insomma. Però è una cosa che ti muove. Senti, nella vita di tutti i giorni abbiamo parlato molto del tuo lavoro, invece cosa ti piace fare, se ci sono delle passioni, lo sport, la musica, qualcosa? Beh, a me mi piacciono tante cose. Mi piace viaggiare, mi piace l'NBA, mi piace stare con i miei figli, giocarci un sacco. A cosa giocate? Mi piace portarmeli dietro. Beh, allora, diciamo, con il grande, che è l'unico maschio, quanti anni si ha fa adesso? Tante botte, ti posso dire. Wrestling tipo, proprio, sì, MMA. Cioè, ci miniamo, anche perché okay. Le altre due sono femmine, femmine, cioè. Il quarto non lo sappiamo ancora. Ah. E per cui dopo ci vuole un momento in cui invece giochi anche alla famiglia, giochi anche alla cucina. Però mi diverto un sacco. Io con i bambini, anche alla scuola dei miei figli, faccio un sacco di attività. L'altra sera abbiamo fatto uno spettacolo di burattini. Ridevano come i matti e io mi diverto con loro. Diverto. Secondo me io sono rimasto là. Tu okay. Sei uno di loro. Sono sei ancora padre. A livello burattini. Bello, bello. Tutto questo mi fa divertire molto. Poi appunto ho le passioni mie personali. Ti fa divertire anche lo ska? Molto. Io avevo una band al liceo che... Ero il frontman ovviamente. Chiaramente. Con delle belle sneakers. Poi avevamo i fiati, perché appunto facevamo ska, trombe, due sassofoni. No, molto bello. E in realtà appena si può, io sul palco. Se c'è un palco, anzi, tutti ci è butti. Raro che non ci sia sopra. Ah, no, mi piace moltissimo. No, io l'ho visto anche parlare davanti all'azienda. Molto bravo, molto bravo. Si vede, molto sciolto, sì. Chiudiamo, ringraziamo Giamma. Grazie mille di essere stato a Controcorrente. A voi, grazie. È stato un piacere. Grazie, a prestissimo. Lo salutiamo. Auguroni. Ciao, bocca al lupo. Ciao.